Ed eccoci qui amici, nuova puntata di Chef in Cucina, sempre all'insegna del gusto e delle eccellenze abruzzesi. E oggi torniamo ad Avezzano, anche oggi una splendida giornata primaverile con i nostri chef Franco Franciosi. Buongiorno Jennifer, e buongiorno Francesco D'Alessandro. Ciao Jennifer, buongiorno. E allora, oggi vedo delle cose che mi piacciono, queste sono delle mazzancolle meravigliose. Franco. Piatto. Come lo vogliamo chiamare? Il contadino e il pescatore, perché sì, c'è sia sì. Verdura sia pesce, quindi che bello. Un piatto che riesce ad unire queste due esatto. Realtà sì, del nostro Abruzzo, tra l'altro. È vero, e tra l'altro sono delle realtà che vanno veramente di pari passo, perché comunque la stagionalità in cucina è importantissima, è fondamentale, anche lo diciamo sempre, soprattutto per il pesce, esatto, la stagione, anche il mare ha le sue stagioni e devo dire che poi comunque mangiare prodotti di stagione è importante. In primis per la salute, ma anche e soprattutto a livello economico, perché sì, mangiare i prodotti anche. Esatto, nella giusta stagione, insomma, consente sì. di risparmiare. Si mangia meglio, si risparmia. È vero, Francesco? Esatto. Quindi non si comprano i fagiolini a 9 euro al chilo. Esatto, poi adesso siamo in primavera e inizia praticamente anche una stagione meravigliosa, secondo me, dal punto di vista culinario, anche per le erbe spontanee, perché iniziamo a trovare gli asparagi, soprattutto quelli selvatici, che a me piacciono tanto. Se mi incontrate dai boschi, ci salutiamo, perché io sono un'assidua frequentatrice, perché mi piacciono veramente tanto. Buonissimi, è vero. Allora, spaghettoni, super spaghettoni, quindi li buttiamo subito in acqua sì. bollente salata, perché hanno un tempo importante di cottura, quindi cominciamo questa cottura. Quindi da notare come questa ricetta, praticamente avendo qualcosina già preparato, si riesce a fare praticamente nel tempo di cottura della pasta, quindi anche abbastanza veloce. Sì. Abbiamo questa riduzione, questa bisque di carapace e teste di mazzancolle, quindi viene fatta in casseruola, uno spicchietto d'aglio, si buttano le teste e il carapace delle mazzancolle, si fanno rosolare velocemente, si sfumano con del vino bianco, dopodiché si mette, una volta che il vino bianco è evaporato, si mette acqua e ghiaccio, perché questo shock termico permette al sapore che sta dentro la testa e il carapace delle mazzancolle di trasferirsi per osmosi verso nell'acqua. Di acqua e ghiaccio. Dopodiché viene filtrato tutto e il risultato è questo qui. Lo mettiamo in padella a scaldarsi, perché faremo una cottura per metà in acqua bollente degli spaghettoni e l'altra metà la cuoceremo, la risotteremo nella bisque in padella con la bisque. Ecco, io veramente voglio spendere due parole in più su questo prodotto meraviglioso, perché per due motivi principali. Il primo è che in cucina non si butta via nulla, quindi solitamente le teste e i carapaci degli scampi o delle mazzancole, dei crostacei in generale, noi li buttiamo, ed è veramente un peccato, perché io vorrei potervi far sentire il profumo di questa bisque, che è veramente meraviglioso. Cioè, sono cose che veramente a casa, con un po' di tempo, un po' di accortezza, possiamo e dobbiamo fare, perché risparmiamo economicamente e riusciamo soprattutto a tirare fuori un sapore unico. Quindi veramente non buttiamo le cose. Poi abbiamo i consigli dei nostri chef, è veramente un'operazione facile da fare, vero Franco? In cucina non si butta non nulla. Non si butta niente, uno chef lo sa, perché oltre ad essere un grande cuoco deve essere anche un imprenditore, e quindi ovviamente anche i costi in cucina sono importanti e bisogna fare attenzione senza rinunciare alla qualità. Assolutamente. Che è fondamentale. Mai. Quindi magari, ecco, risparmiamo sul brodo, su altre cose, e invece magari investiamo sulla qualità, che è importante. Franco, la nostra pasta è cotta? Siamo a metà cottura. Sono trascorsi i primi minuti di cottura, adesso terminiamo la cottura nella bisca, appunto, in questo brodo di teste di mazzancolle. Che profuma in una maniera incredibile. Si sente, vero? Sì, si sente tanto. Nel frattempo facciamo la tartare di mazzancolle, quindi spostiamo le mazzancolle sul tagliere e cominciamo a tagliarle sottilmente. Sì, dapprima grossolanamente. Sì. Dopodiché facciamo un'operazione di finitura. Quindi noi praticamente andremo ad utilizzare le nostre mazzancolle crude insieme agli spaghetti, giusto?
Sì, le metteremo sopra crude. Ok, ecco, io voglio ricordare una cosa importante per chi ci segue da casa, che per mangiare, io lo dico sempre ma lo devo dire, per mangiare pesce o qualsiasi altro alimento crudo deve essere necessariamente, rigorosamente, precedentemente abbattuto. Certo, sempre. Sì, in modo che annulliamo la carica batterica e siamo sicuri, e devo dire che poi mangiare cose crude a me piace tantissimo. Ho scoperto questa cosa grazie a questa trasmissione, perché prima non amavo tanto le cose crude, invece ho scoperto che hanno un sapore più intenso, sono veramente buone e conserviamo praticamente tutte le proprietà nutrizionali. Esatto, esatto. In alcuni casi le conserviamo di migliori. Capperi dissalati. Sì. Che belli. Li tagliamo grossolanamente. E questo piatto è in menù, Franco? Questo piatto non è in menù, però lo serviamo, però, insomma, diciamo fuori menù. Su richiesta, perché il cliente non lo sa, gli non arriva questa sorpresa. Ah, che bello, ci sono anche le sorprese. Sì, ogni tanto mandiamo delle sorprese. Che bello, siete veramente meravigliosi, guarda, una squadra bellissima. Tagliamo a julienne sottilissimo il basilico. Ah, e l'uniamo alla tartare. E questo uniamo già tutto. Io già la mangerei così, senza aggiungere altro. Un po' di sale. Riportiamo tutto in un piattino. Sì. Dove andremo a terminare qui. Adesso lo dobbiamo fare, dobbiamo condire. Lo amalgamiamo. Mettiamo veramente un solo goccio d'olio, quindi un cucchiaino. Sì, un po' d'olio, senza abbiamo esagerare. Abbiamo messo sale, olio e una lievissima grattugiata di pepe. Pepe, quindi poco. Cioè, ma guardate come tirano fuori il rosa le mazzancolle. Sì. Che poi in cottura si vede ancora di più, così si vede meno, ma comunque c'è. Ora, gli spaghetti sono quasi arrivati a cottura, hanno assorbito quasi tutta la bisque, e Francesco provvederà a mettere a questo punto la cicoria che abbiamo precedentemente lessato. Ma devo dire che questo piatto è veramente facilissimo, Franco. Non è difficile. È facilissimo, è di grande effetto però. Quindi praticamente facciamo fare, ecco, l'ultima parte della cottura. Sì, nella bisque di mazzancolli, così la pasta assorbe tutti i sapori. La giriamo così, permettiamo alla pasta che l'amido fuoriesca. Che bello questo verde poi, sì, che si amalgama con la pasta. Anche per le verdure, se le lessiamo precedentemente, sì, e le passiamo poi in acqua e ghiaccio, c'è quasi uno shock termico che blocca la clorofilla all'interno della verdura, quindi rimarrà verdissima. Verde, sì, sennò tendono a diventare un po' marroncine. Sì, non facciamo quelle cucine tedesche poi. Perché veramente la cucina, allora, monocromatica, non me ne vogliano i tedeschi, perché insomma abbiamo un telespettatore del Friuli che si è arrabbiato per una ricetta che secondo lui non era, vabbè, con questi internauti che hanno tanto tempo da stare per stare davanti al computer, ma al di là di questo, ecco, comunque, è giusto che ognuno esprima la propria effettivamente opinione. Effettivamente la cucina tedesca è un po' tutta sul giallo marrone, un po' monocromatica. Ma considerate poi che ci sono tanti chef tedeschi italiani che lavorano in Italia molto che bravi. Sono bravissimi. Ad esempio, sì, a Roma abbiamo Heinz Beck, grande interprete del Mediterraneo, poi pur essendo tedesco. Esatto, un grandissimo Heinz Beck, sì, veramente. Quindi arrivata a cottura, lucidiamo con un po' di olio, sì, extravergine. Okay. Arriva un profumo incredibile. Poi lasciare qua, Francesco fa un bel nido. Io preparo questo piatto, abbiamo scelto un piatto azzurro appunto per riprendere il mare, no? Sì. Questa base dalla quale viene l'ingrediente principale, che è la mazzancolla. Ma guarda che bel nido che ha fatto Francesco. Ma com'è bello questo verde che si allinea perfettamente al nido degli spaghetti. Con un altro cucchiaio provvederemo adesso, mi dai un cucchiaio? Grazie. A fare una quenelle. Appunto sistemiamo qua. L'appoggiamo. Che bello, che eleganza! Che eleganza, chef. Terminiamo con un po' di olio al limone. Ma che meraviglia, chef! E con una grattugiata di scorza di limone. Mazza, che bello, Franco! Ma che bello questo piatto, fresco! Proprio
Mi fa pensare alla primavera, sì. Per la sua freschezza e anche per la sua semplicità, devo dire che è veramente semplice, bravi. Alle nostre coste abruzzesi che ci regalano questi prodotti straordinari. È vero, è vero. Devo dire che quella di Franco è una bella mission, perché veramente si può gustare qui da Mamma Rossa anche un ottimo pesce. Io ho mangiato una fritturina qui che veramente... ma non ha nulla da invidiare a quella che si mangia lungo la costa, quindi grazie, complimenti Gianni. Chef, grazie. E complimenti, grazie a te Francesco, Gianni. E noi ci vediamo domani sempre su Rete 8 con le nostre puntate di cucina, appuntamento quotidiano Chef in Cucina tutti i giorni sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. A domani. Grazie. Emorroidi, stitichezza e le problematiche collegate con eccesso di consumo di cibi raffinati possono essere migliorati attraverso consumo di legumi, acqua e alta assunzione di verdura e ortaggi.